Oggi è la vigilia di Fashion Week, domani inizieranno tutte le sfilate, tutti gli eventi, tutte le cose bellissime. E cosa si fa il giorno prima di una settimana così tanto impegnativa? Oggi vi porto con me. Dovete sapere che io non sono per niente mattutina, io solitamente dormo fino alle 10 inoltrate, ma oggi mi sono svegliata presto perché la prima cosa da fare prima di questa settimana è sicuramente rifarsi le unghie. Quindi stamattina appuntamento per mani e piedi. Che rumore che c'è oggi, ho la finestra aperta, la lavatrice che va, vabbè. E riuscire a incastrare tutto in queste giornate è molto difficile, oggi capirete perché. Infatti in questi giorni più che mai la mattina ha l'oro in bocca. Allora, eccoci qui, stiamo facendo ora le mani. Lei è Michelle. Ciao, Raya. E vi mostro cosa ha realizzato per questa Fashion Week. Amore, ci vuoi spiegare tu meglio? Allora, questa qui è la prima beauty house a Milano per la Fashion Week, diciamolo. Prima, sottolineiamolo. E realizziamo tutti quanti i servizi di bellezza a 360 gradi, quindi capelli, nails, lashes, make-up, ogni cosa Tutto. per rendervi stupendi. E guardate la meraviglia. La vista e la luce, ragazze, ancora di più. Pazzesche. E qui dietro invece dove ho fatto i piedi. E ora siamo passati alle mani e facciamo questo nude, no? Sì, faremo nude, super Semplice. light, bellissimo, semplice, però con una forma super figa. Sono appena tornata a casa dalla prima clip che avete visto qui a casa. Ed eccoci, ora finalmente pranzo. All'alba delle 5 sono. Notte prima dell'inizio della Fashion Week. Questa è la situazione in casa mia con tanto di stendino perché oggi ho fatto le lavatrici, infatti adesso è immediatamente da piegare e da mettere via tutto quanto perché sennò. Già è piccola casa mia, in più con lo stendino così proprio non ci sto. Quello che stiamo facendo io e il mio team è assemblare tutti i look che abbiamo già selezionato nei diversi fitting, quindi quando siamo andati dai diversi brand a scegliere quello che indosserò appunto per la sfilata, per la presentazione del brand, comunque tutte le occasioni che ho in questa Fashion Week. Sono già le 11 di sera, domani inizio alle 7 del mattino. Ci aspetterà una lunga nottata, ma ci siamo, ce la faremo. Primo giorno di Fashion Week, ore 7 del mattino. Questa è la situazione. Tra mezz'ora inizio a prepararmi e in questa mezz'ora cerco di sgonfiare i miei occhi nel minor tempo possibile, in quanto solitamente ci metto un'oretta la mattina, ma siccome il tempo durante Fashion Week non c'è, cerco metodi alternativi. Questo è il mio outfit. Mi piace veramente un sacco. Ora scappo alla sfilata. Sfilata di Iceberg terminata. Sono corsa ad un evento di Max & Co. E ora voglio presentarvi Marzia, che è colei che non vedete mai, ma se non ci fosse Sono lei. sempre Se non ci fosse lei, tutto quello che faccio, tutto quello che vedete, non sarebbe possibile. Lei è. Lei. il mio Angeletti. Questa è la presentazione di Max & Co. E le presentazioni le fanno solitamente i brand che non sfilano, perché o magari hanno pochi capi, o semplicemente decidono di fare una presentazione piuttosto che una sfilata. E quindi vediamo dei nuovi capi, in questo caso una capsule, che uscirà, per esempio, questa sarà in negozio da settembre. Siamo corse ad un'altra presentazione e voglio mostrarvi due capi che veramente mi hanno rubato il cuore. Uno è questo pantalone pazzesco che me lo sto immaginando già al Coachella, è qualcosa di azzeccatissimo. E poi abbiamo questa gonna che con questi dettagli mi fa impazzire. Rientrata a casa, la prima mattinata del primo giorno di Fashion Week è andata e devo dire è andata anche molto bene. Ora, come potete vedere, mi sto struccando, in quanto questa sera avrò altre sfilate. Nel pomeriggio mi vengono a ritruccare. Infatti, la pelle durante Fashion Week la stresso veramente tantissimo. Nonostante questo, cerco comunque sempre di idratarla
in maniera profonda e di curarla al 100%. Ora ho un'oretta libera che dedico ad allenarmi. Non so con quali forze, con quale volontà vista questa settimana, ma sì, mi allenerò. Finito di allenarmi, ho tipo un quarto d'ora libero, giusto per farmi una doccia al volo, perché poi inizierò con la preparazione dell'evento di oggi pomeriggio e della sfilata di stasera. Arrivata all'ultima sfilata di questa giornata del primo giorno di Fashion Week e siamo da numero 21. Buongiorno amici, giorno 2 può iniziare, sono le 7 di mattina. Sto cercando di migliorare un po' la situazione e tra un quarto d'ora ci iniziamo a preparare per il primo show di oggi, che è quello di Jenny. Siamo tornati da Michelle. Abbiamo fatto trucco, cioè stiamo facendo trucco, abbiamo fatto capelli. Una figa, guardate gli occhi. Look per questa seconda giornata di Fashion Week. Lo amo per non parlare dei capelli e make-up. Ora scappo, sono non in ritardo di più, ma ce la faremo. For me, please. Here. Look at me. Here. Eccoci qui alla sfilata di Jenny, ma vorrei farvi vedere una cosa ancora più interessante. Ragazze, è esattamente Chuck Bass. Mi sono cambiata velocissimamente in macchina. Ora c'è Marzia qui con me, come sempre, anche se non la vedete, c'è sempre. E siamo alla presentazione di Le Porta la Sylla. grana. Eccoci. Ci sono. Eccoci. Cambio look e stiamo correndo letteralmente sotto la pioggia. Alla presentazione di Zanotti. E poi per oggi abbiamo finito. Oggi Oggi è una giornata sì. Tranquillissima. Beh, ieri diciamo che ci abbiamo dato. E anche poi. domani, E anche comunque domani. compensa. Esatto, oggi è un mini stop. Ragazzi, buongiorno. Giorno 3 di questa 10. 10, praticamente sì. Giorno 3 di questa Fashion Week. Sono qui con il mio team tutto al femminile. Stiamo facendo trucco parrucco e c'è Marzia, ovviamente. Stiamo realizzando un make-up firmato Kiko. Stiamo sperimentando, come vi ho detto in questi giorni, qualcosa di veramente nuovo. Tanto che ho deciso di mettere del nero nel mio make-up, che è una cosa che non ho mai deciso di fare. E invece per i capelli stiamo facendo un effetto bagnato, ma che va a riprendere un po' le graffiature del capello, un po' come quando si esce dall'acqua e dà questo effetto bagnato. ci stiamo preparando per la sfilata di filosofi e poi avrò due presentazioni, ma vi porterò con me. Ora vi presento un'altra parte di questo team di Fashion Week, che senza di loro non sarebbe lo stesso, lo sto dicendo ogni giorno. No, non è vero, di voi soprattutto. Qui abbiamo Nicola e tutte le foto stupende che vedete sono sue. Poi vabbè, qui abbiamo Marzia e poi abbiamo il nostro super autista, Buongiorno, buongiorno. che senza di lui non arriveremmo da Da nessuna nessuna parte, parte, specialmente con la pioggia. specialmente con la pioggia perché a Milano il tempo tra ieri e oggi è Attenzione. orrendo. Macchina, ovviamente, siamo alla presentazione di Jimmy Choo e ora vi mostro qualcosina. Io amo follemente Jimmy Choo, come ben sapete, infatti
Siamo alla scoperta della nuovissima collezione. Per questa mattina abbiamo finito, ora ho un'oretta libera. Infatti ho deciso di prepararmi il pranzo e di mangiare qualcosa, perché stamattina già non ero riuscita a fare colazione, perché la mattina appena mi sveglio a fare colazione non riesco. Quindi ora sto mangiando, sono tipo le 4 di pomeriggio, però sto pranzando. Pranzo al volo e poi ho l'ultima presentazione di oggi di uno veramente dei miei brand di scarpe preferiti. Dopo vi porto con me. Allora, sono arrivata a conoscere la nuova collezione di Nicolò Beretta, che tra l'altro sono anche il gioiellino che sto indossando ora. Ho già avuto modo di conoscere questo brand e mi piace da morire, infatti se mi seguite su Instagram loro me le avete viste veramente tantissime tantissime volte. Ora vi mostro anche a voi un pochino la nuovissima collezione. Ma se anche voi siete fan di Beretta, qualche creazione l'avete sicuramente già vista. Loro sono le mie preferite in assoluto, con questo tacco, comodissime da tutti i giorni. Sono un debole per gli stivali, voi lo sapete bene. Nuovo giorno, nuova corsa. Oggi ho solamente due presentazioni, nessuna sfilata, oggi giorno di riposo e poi domani, che sarà l'ultimo giorno di Fashion Week, chiudiamo questa settimana con un bellissimo show. Sono già in ritardo, quindi corriamo e vi porto con me. Come evento di oggi, non so se mi sentirete mai, ma siamo da Chris Choi alla presentazione. Alcuni di pazzeschi, tra cui questo, ma ora vi mostro il mio preferito in assoluto, che è lui, mi fa impazzire. C'è l'evento di Casa Dei. Giunti definitivamente alla fine di questa Milano Fashion Week. Oggi è domenica, quindi veramente l'ultimo giorno di Fashion Week e sono stata invitata allo show di Luisa Spagnoli. Mi sto facendo i capelli da sola perché oggi ho detto mi arrangio e ho voluto ricreare i due ciuffi qui ben attaccati, ingellati, e poi vado a creare con questa piastra onde. L'ho trovata su Amazon, se scrivete tipo piastra a tre denti vi dovrebbe uscire. Anche oggi il tempo non è dei migliori, però vabbè, oggi ho solo una sfilata, quindi il tempo di arrivare lì, scendere dalla macchina, guardare la sfilata e tornare a casa, insomma. Non capisco se sia meglio così un po' mosso, adesso devo riprendere qua il volume, o liscio, però ormai ho fatto il mosso, farò il mosso pure. Questo look, sia make-up che capelli, oggi è fatto tutto quanto da me. Sono super proud. Mi sento anche molto bella, quindi insomma sono contenta. Ora vi mostro meglio l'outfit. Io ovviamente le luci di casa mia non collaborano mai, ma questo è il mio total look di Luisa Spagnoli, appunto per la sfilata. Niente, sono estremamente in anticipo, infatti penso che sistemerò un po' casa perché ce n'è bisogno. E poi andiamo alla sfilata. Allora, siamo appena arrivati alla sfilata di Luisa Spagnoli, tra l'altro è anche uscito il sole, quindi felicissima, e ora entreremo. Ragazzi, ufficialmente finita. Ora corro a casa, mi cambio, mi vado a godere un bel pranzo con le mie amiche. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Finalmente sono tornata anche qui su YouTube e speriamo sia il primo di tanti altri. Tantissimi. Mi sono sbavata, vabbè, non fa nulla. Niente, grazie per avermi seguito. Se su questi schermi non mi vedete più, ovviamente vi invito ad andarmi a seguire sugli altri schermi, quindi sugli altri social. E... no, aspetta, posso entrare? Stai parlando? Ah, è un video! Ah, non lo so. Ah, ok. Vi mando un bacino e a presto. Muah.